Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dedicato ai vostri video. Eccoci qua con la solita puntatina dedicata alle vostre collezioni e ai vostri orologi. Come fare per partecipare? Lo sapete perché passa in sovraimpressione la dicitura, le informazioni, le istruzioni su come mandare i video. Quindi niente di più facile. Registrateli orizzontalmente con lo smartphone, 7-8 minuti al massimo, spigliati, veloci, concisi e simpatici soprattutto. Bene, ma bando ai discorsi inutili, oggi non ne ho tanta voglia. Perché? Perché oggi finalmente indosso il mio nuovissimo Longines Legend Diver da 39 mm, nuovo entrato in collezione, calibro L888, certificato cronometro, 39 mm di diametro cassa, l'ho già detto. Alla fine ho scelto il quadrante nero, dai, il quadrante nero che è quello che mi piace di più perché si rifà proprio come colore quadrante anche al primo, a quello degli anni 50, no? Anche se il blu non è male, ragazzi, è veramente un è come il Tudor Black Bay, che c'è nero e c'è blu, no? E tutte e due, anzi, nel Tudor Black Bay il blu ha forse più ragione di esistere, perché si discosta un pochino dagli stilemi Rolex, diciamo così, mentre gli accenti gilt mi ricordano un po' quella storia lì. Invece qua ho preferito il nero, poi ognuno faccia un po' come gli pare, no? Io direi di passare al primo video e così ci divertiamo un po', eh? Primo video, vai! Ciao Davide, ciao. Tanti complimenti per il canale. Grazie. Io mi chiamo Simone e Simone. Niente, a forza di vedere i tuoi video non ho resistito e quindi eccomi qua a mostrarti anche i miei orologi. Bravo. Te li faccio vedere, diciamo, in ordine di possedimento, partendo da questo. Possesso. Che ho ritrovato casualmente in una vecchia scatola e che rappresenta la mia infanzia. Ah. Avendolo indossato quando ero un bambino, comprato dai miei genitori, e quindi ti parlo degli anni 80. Ah. Matex è una casa di cui si trova veramente poco o niente sul web. Ti posso dire che questo è un meccanico a carica manuale con una cassa di 25 mm di diametro e che comunque, non chissà dopo quanto tempo, con due giri di corona è ripartito e quindi mi ha sbloccato diverse emozioni e anche diversi ricordi, e quindi adesso va nella scatola insieme. Però quello che mi fa incuriosisce è il fatto che te l'hanno regalato i tuoi genitori da bambino negli anni 80, un orologio a carica manuale. Cioè negli anni 80 eravamo proprio nel boom del quarzo, no? Se uno deve comprare qualcosa compra un orologio al quarzo, ok? E invece hanno trovato, si vede, ma questo Matex, che di cui non conosco niente, a carica manuale, o forse magari era ancora una rimanenza degli anni precedenti, oppure era continuavano a produrre i carica manuale. E questi marchi piccoli, secondo me negli anni 80 erano già morti e sepolti, eh? Un Matex, quelle case che poi si dice sono scomparse con la crisi del quarzo, e lì erano già scomparse. Quindi ecco una curiosità, un orologio a carica manuale negli anni 80 come regalo è una curiosità, eh? A tutti gli altri orologi. Questo è un rado di Astar Jubilee, quindi con i brillantini sul quadrante al quarzo. Questo è un regalo dei miei genitori per i miei 18 anni e quindi parliamo del 1993. 93. L'ho sempre indossato volentieri, oddio sempre no, perché è più che altro un dress watch. Comunque con questo mi ci sono sposato e nulla, ha delle caratteristiche che ora vedo un po' più femminili che maschili, però è molto, come dire, particolare, perché senza praticamente cassa in questo modo, soltanto tutto quadrante, con questo vetro zaffiro a cupola. Sì. Non so se si nota dalle immagini, niente, lo rende appunto un dress watch indossabile. E poi tra l'altro l'ha adocchiata mia figlia e quindi credo che un giorno o l'altro glielo regalerò quando se lo potrà. Allora sì, è strano, hai visto, nel 93 l'hanno preso al quarzo, 93 siamo proprio nel pieno, perché poi dopo, poco dopo incominceranno di nuovo a venire fuori gli automatici meccanici in senso di pregio, no? Sì, io ti stavo per dire brutto, come al solito, no? Con la mia sparata, brutto brutto. Poi invece mi hai fatto notare il design, è un orologio di design particolare, con praticamente senza cassa, con il fondello che fa da struttura e il vetro sopra che va a chiudere una conchiglia, ecco,
Io non lo indosserei mai, però a livello di design è molto rappresentativo. Secondo me è simpatico, dai, almeno quello, simpatico. Potrà appunto permettere di indossare, adesso è ancora un po' piccola. Questo è un Lorenz al quarzo di forma bruttino, te lo Sì. mostro solo perché è un regalo di laurea e quindi primi anni 2000, me lo hanno donato un gruppo, me lo ha donato un gruppo di amici che spero non si non, non, ne vogliono, non me ne vogliono, però diciamo non mi è mai piaciuto e quindi è a prendere polvere semplicemente in Polvere, una polvere. scatola. Brutto. Poi niente, adesso iniziano gli orologi che ho comprato da 2 anni a questa parte Captain Cook. e a cominciare da questo, che è un Rado Captain Cook preso mentre ero andato da Giacomo Ah. appositamente per acquistare un Breitling Super Ocean Puff. che sul sito mi aveva proprio stregato, ma che poi al polso mi ha un po' deluso. E invece questo provato, visto casualmente in una vetrina, mi è piaciuto tantissimo e quindi mi sono anche risparmiato, credo, un bel po' di soldini. Lo Ah, bello vedete con i questo. bracciali a chicchi di riso, ma nel cofanetto suo ci sono anche due cinturini, uno di caucciù nero e uno di pelle Tanta roba, Rado. marrone. Bravo. Poi la passione è andata sempre crescendo e quindi mi sono voluto levare questo sfizio Omega Seamaster 300M in questa declinazione con dettagli in oro setna, quindi la classica lega di Omega in oro, rame e palladio, che secondo me Com'è bello questo orologio? Guardate il quadrante in ossido di zirconio come risulta lucido, praticamente ceramica, un tipo di ceramica, il quadrante in ceramica con queste onde. Poi come si accenti gold è veramente ancora più scicchettoso, diciamo. È un bello orologio, sì, ce l'ho anch'io in versione tutta acciaio, però anche questo qua mi piace, mi sa che costa anche, però è uno di quegli orologi che mi piacciono tanto. Pensate che una volta non ci tiravo tanto, poi quando è arrivato questo mio conoscente che me l'ha proposto in vendita, ho detto va bene, boh, mi sono innamorato dell'orologio, non so cosa è scattato, ma è veramente bello. questi dettagli appunto in questa lega gli donano proprio un tocco di eleganza che non snatura comunque l'orologio, che ovviamente rimane con la sua anima sportiva e tecnica. Direi che questo è il pezzo che adoro di più della mia collezione. Poi Nomos. Nomos, beh, diamo Nomos un top anche è a Nomos, una dai. casa secondo me unica nel suo genere, che a gusto e a giudizio mio fa orologi veramente ma veramente stupendi, e questo è il modello più iconico forse della casa. È un tangente nella sua Tangente. versione blau gold, quindi con un quadrante così scintillante, blu scintillante, dato da una lavorazione particolare durante la appunto fabbricazione del quadrante stesso. 35 mm di diametro cassa, secondo me questo è un dress watch per antonomasia, Sì. moderno ma sicuramente per antonomasia, mosso dal calibro Pneumatic Duv 3001 che qui si mostra in tutto il suo splendore. Bravo. Ma la voglia del Breitling ovviamente non si è mai spenta e quindi Eccolo lì. niente, la storia di Breitling, il suo blasone, eccetera, mi ha sempre affascinato e quindi mi sono comprato questo Chronomat Top solo tempo e data, 36 mm 36. di diametro cassa, che sul mio polso da 16 stanno benissimo. E che dire, è un orologio che in queste caratteristiche mancava un po' nella mia collezione e sinceramente, ora spero di non bestemmiare, però io personalmente lo preferisco, mi piace molto più di un semplice The Just. Niente, lato A è bellissimo, bracciale iconico, rifiniture top, Superlative. pur con un calibro di fornitura, ma chi se ne frega, come spesso dici te. C'è anche da 38, se non Infine, sbaglio. 36. l'ultimo acquisto. E mi sono preso alcuni giorni Eccolo lì. fa, e me la sono preso per tutti i giorni, questo Seiko 5 Sport nella sua limited edition Yes.
per il 55esimo anniversario della produzione del primo appunto Seiko Sport, che risale quindi al 68. Ti dirò, ero un po' scettico ovviamente per comprarmi questo orologio da tutti i giorni a causa di un dubbio sulla precisione del calibro, NH36 credo, però devo dire che invece sono piuttosto soddisfatta perché finora sta marciando mediamente a più 10 secondi al Va giorno e benissimo. quindi sono contento. Ma va benissimo, va benissimo. Niente, Davide, ti dico grazie Per cosa? e ti saluto, però chiedendoti un consiglio. Uno. Ora, vedi che nella mia collezione manca un crono e i miei gusti mi orienterebbero verso o uno Zenith Chronomaster, quello con i tre contatori colorati, oppure verso uno Speedmaster 57, cioè il modello quello con due contatori. E sinceramente i B-Compacts in generale a colpo d'occhio mi sono sempre piaciuti di più. Ecco, hai qualche suggerimento o una qualche altra idea da darmi? Ti ringrazio di cuore. Love. Love, suggerimento, cioè il Chronomaster, cioè lo Zenith il Primero è un pochino, diciamo, emblematico, no? È un orologio emblematico, sia per quello che porta con sé nella storia, per il calibro, il primo calibro a 36.000 alternanze cronografico, no? Cioè, tanta roba, sia per quello che rappresenta oggi, un orologio di lusso, veramente di lusso. Poi Zenith è una di quelle case che fa tutto sotto lo stesso tetto, proprio veramente sono, e si può dire tutto, che, ma meno che non siano in house i loro orologi. Lo Speedmaster 1957, perché poi con 57 detta così ce n'è tanti, anche vecchi neon vintage che si chiamano 57. 1957 quello che intendo io è quello che attualmente a catalogo, che avevo puntato anch'io come prima di prendere lo Speedmaster Moonwatch, no? Ero indeciso su quel calibro, su quell'orologio lì. Quello che non mi piace del 1957, te dici il B-Compact, se è bello, è che se lo giri, c'ha il fondello trasparente, c'è quel calibro che ha praticamente, c'è tutta la, è una mezza platina che ti nasconde tutto, cioè una quasi intera, si vede solamente il bilanciere e poi tutto questo ponte qua gigantesco. Va bene, si può fare anche a meno di considerare un limite. Poi però c'è quell'altro punto che me l'ha fatto un pochino, cioè mi ha reso titubante. Io non l'ho mai visto dal vivo questo orologio, però ha le stesse caratteristiche dell'Omega Seamaster 300, il diver che avevo, quello stile vintage, ok? Quello con quadrante nero e con le sfere brodarro in color sabbia. Ecco. La leggibilità non era al massimo, in certe occasioni proprio la parte metallica delle sfere scompariva e facevo fatica a leggerlo. Il mio timore è che in quel cronografo lì dell'Omega 1957, siccome ha le stesse sfere, sì, ci sia la stessa problematica, cioè la cattiva leggibilità. Uno ci passo sopra, anch'io ci sono passato sopra, però poi alla lunga mi ha dato fastidio e quando ho preso l'Omega Seamaster 300 Professional come il tuo, no? Ho venduto l'altro. Purtroppo è così. Piacerebbe avere per Omega tutti i modelli in collezione, però quell'altro ho deciso di venderlo poi per prendere anzi il Professional 300. Quindi tra i due io opterei per l'El Primero, per lo Zenith Chronomaster. Un'alternativa lì tra questi due titani, io non saprei qual è un'alternativa. Potresti andare a puntare a qualche Breitling Premier, no? Ci sono dei Breitling Premier col calibro di manifattura, sono validi. Anche lì mi sembra che si va un pochino sui diametri un po' grandi, spessore, poi lo spessore è sempre quello. Cioè, di buono c'hanno sia lo Zenith che l'Omega, che è a carica manuale, che hanno degli spessori abbastanza contenuti, diciamo. Niente di che, ma contenuti rispetto magari ai soliti 15 mm di un Breitling. Insomma, secondo io prenderei il Chronomaster. Zenith è il primo. Prossimo. Ciao Davide, sono Massimo Ciao, e ti mando Massimo. questo video dalla provincia di Napoli. Innanzitutto, Napoli. come tutti, ti ringrazio perché ci fai divertire tantissimo con i tuoi video e Grazie ci insegni anche a te. tu e le altre persone che mandano i loro contributi, ci Ecco. insegnate qualcosa, ma soprattutto a coltivare questa splendida passione. Non ti Bravo. A livello di tovaglia, qua non ce n'è di tovaglia, però abbiamo un'ambientazione quasi tecnica vintage. Mappa.
c'è Gasoline laggiù in fondo, c'è una squadra, un compasso, cos'è? Insomma, particolare, questo qua è ricercato, perché queste cose qua non le ha messe a caso, le ha messe per fare lo sfondino figo, capito? Bravo, bravo, viva il Napoli, dai, diciamo anche, eh. Molto tempo passo a presentarti la mia semplicissima collezione di orologini. Allora, partiamo con questo che, come si può vedere, è un Casio Ma G-Shock. va. È un bell'orologiotto da 43 mm, mi pare. È molto comodo per le faccende di casa, in giardino, i lavoretti, ma non per questo lo trascuro. Come vedi, Bravo. mi piace tenerlo sempre bello, in ordine e pulito. Rispetto agli altri che ho visto fino ad ora sul canale, questo c'ha gli indici chiari, per cui, come è giusto che sia per un tool watch, c'ha una straordinaria leggibilità. Bravo. Secondo orologio, anni 90, Roma, cos'è? eravamo Swatch. dei ragazzetti, Swatch imperversava, e questo è Swatch. un cronografo Irony che, devo dire, nel parametro, nel panorama dei cronografi di Swatch, questo è veramente uno dei più interessanti, anche questo caratterizzato da una straordinaria leggibilità. Leggibilità. Rimaniamo nel mondo dei quarzi degli anni 80 Vai. e passiamo a questo Tissot Che bello. C-Star, molto elegante. Questo potrebbe essere forse il mio dress watch, perché è bello, sottilissimo. È la larghezza di 38 mm. Ragazzi, quando si va su Tissot negli anni 70, 80, con tutti quei PRS 516, bla 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 bla. Cioè, sono tutti veramente di un bel design, sono tutti belli, anche questo qua è un semplice quarzetto, guarda che cassa che c'ha, mamma mia. Cioè, mi ricordo quando vado alla fiera di Parma, al mercante in fiera, c'è un rivenditore che ha un sacco di vintage, di Tissot, tutti i fondi di magazzino o simili, ce n'erano veramente tanti, dove ci presi anche il mio Tissot, quello con la cassa sottovuoto. Sì, sono belli i Tissot vintage. Carino, bella leggibilità anche questo. Bello, bello, promosso. Quarzo, però. Oi, che Sempre tomo. nello stesso periodo Oma. abbiamo questo cronografo Bulova, Ma. 39 mm, al quale ho messo un bel braccialetto di Morellato, gli sta benissimo. Bulova Chronomat. Bello, mi piacciono un po' questi cavalieri in stile Breitling che caratterizzava un po' la moda di quegli anni. Sì. Dopo il Bulova, passiamo a un orologino di famiglia, Famiglia, cos'è? Mo che è questo vado. Movado, un orologio placcato in oro, 36 mm con la secondina. L'ho messo in ordine un po' di tempo fa Bravo. mi piace, diciamo che è il mio vintage, dai, anche Dai. questo posso usarlo come dress watch. Mo vado, mo vado. Sempre in quegli anni un altro cronografo, un Breitling Manta. Questo è un orologio che ho regalato a mia moglie la sera prima del nostro matrimonio. Molto ben fatto, un bracciale straordinario, devo dire. È anche bello il colore champagne del quadrante. Jean Bagne. Veniamo un po' più ai giorni nostri, un Citizen, un Ah, Urban, senti con Urban. questo carattere un po' field, se vogliamo. Molto Sì, bella la forma della grosso, cassa. grosso. Ovviamente laddove ci sono, io compro sempre questi orologini col braccialetto d'acciaio, anche di questo c'è il braccialetto d'acciaio. Ho Braccialetto. trovato che questo tipo Tropic di gomma, comprato su internet, gli stia veramente molto bene. Sta bene. Sicuramente coerente come linee architettoniche e epoca di produzione. Dopo di Sì. questo, anche io non potevo non avere il mio Oh. Seiko 5 Sport. È Bravo. uno dei più semplici, acciaio, quadrante nero, indici bianchi. Su questo ovviamente c'è poco da dire, tutti quanti conosciamo le Ma doti certo.
di comodità di questa cassa straordinaria, molto bello, dà molta soddisfazione al polso, sempre abbastanza preciso, e questo è il suo bracciale in caucciù e pelle originale. Molto bello, dà molta soddisfazione. Timex, Timex, questo simpatico. è un orologio che si ispira al Q-Timex del 79, se non Bravo, sbaglio, però bravo. questa ne è l'interpretazione non Q ma automatica, monta un movimento Miota, molto bello e molto comodo il Molto bracciale, bello. che è tipico proprio di del design degli anni 70. 40 mm, una ghiera molto affidabile, e poi di questo, Davide, devo dirti che quello che è sorprendente è la precisione. Questo calibro perde 2 secondi al giorno. L'ho provato in qualsiasi modo, ovviamente senza una strumentazione scientifica, ma l'ho provato al braccio parametrandolo col cronometro del cellulare, e ti posso Così. assicurare che perde 2 secondi al giorno. È un Miota, serio. È un Miota, ma è semplicemente una fortuna, nel senso, non è che tutti quei calibri lì, Miota 8000, fanno così, fanno peggio, fanno meglio, saltano, salticchiano, no? Perché non c'è una uniformità di controllo, diciamo così. Sei stato fortunato, ti è capitato quello regolato bene, e poi diciamo la verità, è così che si deve fare a controllare la precisione di un orologio, a tenere il tempo. Cioè, lo indossi, lo metti a zero, quando la sfera dei secondi passa sul 12, no, track, lo sincronizzi con il cellulare, va benissimo, e poi dopo 1, 2, 3, 4, 5, no, più lungo è il tempo e più è credibile, attendibile la misurazione. Dopo una settimana, dopo 10 giorni, che è il numero tondo, dopo 10 giorni controlli lo sfasamento, vedi che quando questo qua è la lancetta è sullo zero, diciamo, nell'orologio sarà avanti di 20 secondi, quindi in 10 giorni 20 secondi sono 2 secondi al giorno, hai capito? È così che si fa sul campo, perché sì, va bene il cronocomparatore che ti dice lo scarto, no? Ma te lo dice teorico, per quelle posizioni lì serve solamente per vedere la salute dell'orologio, non perché fa veramente, poi lo metti al polso, fa una prestazione differente, capito? Comunque è bellino, dai, questo Timex qua è carino. Vai, Serie andiamo avanti. 8000, ma immagino lo saprai. Dopo di questo veniamo a una delle mie passioni, e quindi mare. Mare. Mi sono occupato di vela per anni, e Ah. infatti diciamo che in quel periodo in cui mi sono occupato di vela, la mia passione degli orologi si è un po' assopita, perché mi ritrovavo sempre sul polso degli strumenti di navigazione piuttosto che degli orologi, come il Ok. Pathfinder di Casio, come il Suunto, Regata e quant'altro. Questo invece è un orologio subacqueo che conoscono tutti, sul quale non dico proprio niente, perché quando dici tartolo Niente. dici tutto, ne sono veramente molto entusiasta. Però Molto bello. mi piacciono anche gli Orient, per cui ho preferito L'M averne due di Force. diver veri, Bravo. e quindi ho anche l'M-Force di Orient, che è un bel pataccone, compreso queste protezioni laterali della corona. Deve Arriva a 45 mm, però devo essere dirti così. che al polso, al mare, è molto molto bello da vedere. Ti premetto che il mio polso è da quasi 19, per cui sono uno di quelli che se lo Ma può permettere. va bene così il diver, eh? Amo Va bene molto così. Orient, da prima che vedessi sui tuoi video quanto si è sviluppata la vendita degli Orient dalle nostre parti, per cui l'unico coronografo della mia collezione è un Orient in stile anni 70, con un movimento Mega Quartz. Anche qui c'ho il bracciale d'acciaio, ma ci ho messo questo cinturino Racing, che mi sembra proprio la morte sua, eh? Vorrei che tu mi dicessi che cosa ne pensi in merito. Sì, Non bello, bello, è dacci. straordinariamente leggibile questo orologio, perché queste sfere grigie si sovrappongono al quadrante, che è molto bello, ma lancia un sacco di riflessi, per cui a volte bisogna inclinare un po' di più il polso per leggerlo. La versione bianca Panda forse è un po' più leggibile. A proposito di questo, poi dopo ti dovrò fare una domanda, ma non prima di averti fatto vedere quella che, data la semplicità della mia collezione, è la mia Bellino punta di questo, diamante, è e cioè bello. questo Seiko Presage Un da top, ok. 40 mm, orologio elegantissimo, con una chiara bellissima, una tonalità di bordeaux molto bella, straordinarie le sfere Dauphine, mi piacciono molto.
Anche questo molto preciso, con un Ah. ottimo bracciale, ma non penso che ci siano bisogno di tante presentazioni perché lo conosci bene. Dunque, la domanda è: in merito a questo calibro Mega Quartz, quando ho visto pubblicizzati, descritti e recensiti i calibri Mega Quartz, avevo visto che una delle loro caratteristiche era quella che quando azionavi il cronografo, la lancetta, come del resto in questo, si muovesse quasi come un orologio meccanico. Però il ritorno a ore 12 della lancetta è un ritorno a scatto con un movimento antiorario. Qua invece guarda che cosa fa la lancetta. Completa tutto il giro in maniera suadente e torna a ore 12. Mi sai spiegare come mai? Sì. Grazie Comunque, a grazie te. e love. Love, 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 love. Semplicemente quello che te chiami Mecha Quartz non è un Mecha Quartz. Orient non ce l'ha un calibro Mecha Quartz. Non ce l'ha. È Seiko che ce l'ha. Questo qua è semplicemente un cronografo al quarzo. E il fatto che la lancetta dei secondi cronografici sia fluida non vuol dire niente, perché in qualsiasi orologio al quarzo è possibile fare andare progettualmente la lancetta dei secondi fluida come quello di un orologio meccanico. Semplicemente non lo si fa perché consuma molta batteria, consuma molta batteria, consuma. Quindi non. Questo qua è un cronografo al quarzo, tra l'altro dovrebbe essere un calibro proprio di Seiko, il Solar, Seiko Solar, che l'hanno messo qua. È a quarzo questo orologio qua, non è un mega quarzo. Eppure io ho letto certe recensioni su carta stampata, diciamo su dei blog online, dove viene detto che è un mega quarzo, no? Semplicemente perché vedono la sfera dei secondi che va fluida, e allora è per forza un mega quarzo. No, anche i calibri al quarzo possono andare con la sfera fluida. Quindi è per questo che quando si azzera fa tutto questo, ci mette tutto, fa tutto il giro del quadrante in senso orario per raggiungere lo zero, perché c'è il bellissimo motorino del quarzo che fa il suo lavoro e lo riporta là. Tutto lì. Quindi non confondiamoci, Mega Quartz è quello di Seiko, quello di Seiko, il VK164. Poi per il resto tutti orologi nei quali la punta di diamante è il Seiko Presage, e questo la dice già lunga. No, scherzo. Bravo, belli orologi, dai. Soprattutto per la tua passione per il mare. E ecco, l'Orient M Force, bello, mi piace. L'ho sempre un po' snobbato, no? Nel senso, lo vedi rendering, non l'ho mai visto dal vivo, vedi rendering, come ciccione. Poi giustamente, no, è un orologio per andare al mare, per andare in barca, per andare sugli scogli, dove ti pare a te, in quel contesto lì. E d'estate il patacone grosso con le regolazioni, le protezioni, ci sta, capito? Chiaro che non me lo metto, anche solamente per andare al supermercato a fare la spesa. Non ci vado con l'Orient M Force, orologiao, au, au, no. Però nel suo contesto naturale ci sta, è bello, bravo. E poi non se ne vede tanti sul canale. Bravo, bravo, bravo. Prossimo. Ciao Davide, sono Ciao Stefano da Stefano, Loano, Liguria. Ti faccio bravo. un po' vedere la mia piccola E collezione. faccela vedere. Allora, qua abbiamo due vintage, Ah. un Omega cioccolatino placato oro e uno Zenith stellina. Erano tutte e due di mio papà. Vedi che lo Zenith purtroppo non ha la corona originale. Altro Sì. vintage, questo è Eberhard, che non ci crederai, ma l'ho trovato sotto la sabbia in spiaggia. Questo Sarà vero? Ma. è un Citizen automatico cronografo con funzione flyback. Questo credo che sia il primo orologio che ho comprato, e ti parlo di circa 45 anni fa. Sarà l'8110 calibro. Sui 30 anni fa più o meno invece c'è questo Bulova Trident automatico, anche questo piuttosto carino. Cari, simpatico, Questo dai. invece è un acquisto decisamente più recente, un Longines medicale che ha la scala delle pulsazioni e quella delle respirazioni, automatico anche lui. Questo Di che anno è? Boh, non lo so. Ehi, è il Legendiver! Legend Diver, che sicuramente conosci, 42. automatico 300 metri della Longines. Eh certo, c'è questo qua. Più bello, Questo invece è un Omega Speedmaster automatico 38 mm, Reduced. il Reduce, che ho comprato circa nel 94 per festeggiare il mio divorzio. Olè, bravo, così ti A questo voglio. più recente, questo Bulova Oceanographer, piuttosto Oceanographer. carino. E quanti ce n'hai? Sempre di questo periodo qui, il Citizen
automatico, versione diciamo quasi elegante. Sì, elegantino, dai. Oh, ma. Questo è un Festina comprato qualche anno fa, piuttosto strano perché la parte solo tempo è automatica, mentre il dual time, cioè il secondo fuso orario, è al quarzo. Ah, Vabbè, diciamo che più o meno va bene. che minchiata. Altro acquisto, diciamo piuttosto strano, questo Seiko Kinetic 100 metri, anche questo comprato qualche anno fa. Guarda che la lancetta dei secondi sta andando avanti di 2 secondi in 2 secondi, eh? Quindi vuol dire che l'accumulatore ha dei problemi in quel momento lì. Ora, i Kinetic, veramente, ne ho già parlato anche altre volte, ma è veramente una tecnologia che per me è inconcepibile, cioè non ha senso di esistere. Cioè, è un orologio al quarzo che ha un accumulatore che si ricarica con un rotore, no? Quindi muovi il polso, il rotore gira e ti carica l'accumulatore, come fosse una dinamo della bicicletta. Il problema qual è? Che questo orologio qua deve essere indossato spesso, perché se te lo lasci fermo lì, lo lasci fermo, si scarica l'accumulatore e per farlo ricaricare ci vuole l'ira di Dio, proprio. Oh. Addirittura vendevano uno strumento, un archingegno per ricaricare l'orologio quando era proprio a zero, cioè te lo metti dentro, lui gira, per un tot in modo che te lo ricarica. Cioè io devo consumare energia di questa cosa qua per dare energia al rotore che poi dà l'energia all'accumulatore, cioè hai capito? Cioè, allora tanto vale che mi fai una chiavina, cioè una presa USB, metto dentro l'USB, lo metto a caricare lì e lo stacco, perché se devo fare tutto sto ambaradan per ricaricare tramite il rotore, eh no, è come fare un buco poi quell'altro mi copre il buco in terra, cioè lavoriamo il doppio, cioè. Perlomeno erano così i primi modelli, adesso non so se la tecnologia si è affinata. Comunque è sicuramente un orologio che è meglio indossarlo sempre piuttosto che lasciarlo lì a morire, eh. Comunque vedo che sta per morire, quindi. Altro Festina Festina. automatico, regalo di un amico. Non è Che così, dai, regalo. va bene. No, fa cagare. Altro regalo di un amico, sono piuttosto fortunato. Questo è un Seiko, classico Seiko 5 automatico Sì. di qualche anno fa. Questo Qualche annetto fa, bello però. è un Aeromatic semi-pilot. Diciamo che di questa marca non conosco niente e non voglio sapere niente. Bravo. Altro Oddio, sì. regalo di un amico, questo Polgiotto, come si dice, cronografo carica manuale. Questo mi piace parecchio. Questo piace anche a me, il 3133, il calibro cronografico russo, che ora è fuori produzione, hanno smesso nel 2006, mi sembra di. Peccato, perché è una di quelle alternative economiche ai soliti calibri cronografici, no? C'è Seagull ST19 e poi c'era il Palio 3133. Se no, dopo si va sugli svizzerini così che costano, cioè si parte da cifre un po'. Mi sembra, ce l'avevo anch'io un Palio col 3133 cronografo, il mio era più bello, devo dirlo, perché questi qua con la cassa cromata, con la ghiera così in acciaio lucido, non so nemmeno di che materiale sono, si trovano anche su eBay, no? Anche, a volte anche placcati oro, sono veramente quelli un po' più. Oddio me, tutti i numeri romani così, lucido. Però ce ne sono certi come quello che avevo io che sono veramente carini. È un'alternativa economica per i cronografi meccanici. Manuale. Altro bello orologio, secondo me, è questo Sì. Seiko 5 Sports. E la funzione che ha quella rotella sulla sinistra è quella che, se fatta scorrere su una carta geografica, mi sembra in scala 1 a 1000, ti dà con la ghiera interna i chilometri che. Cazzo, questa qua non la sapevo, la prima volta che lo scopro, cioè c'era scritto sul quadrante 1-5.000 metri, non 1.000 metri come hai detto te. Praticamente abbiamo una cartina da scala 1-5.000, se io faccio ruotare la ghiera, la corona sulla mappa, no? Scopro in questo tratto qua di 5 centimetri quanti metri sono, quanti chilometri sono. Ganza sta funzione, eh. Non la utilizzerà nessuno perché con Google Maps, però è carino. Del percorso. Citizen Diver, tutto in titanio. Bravo. Citizen Altro Urban. Citizen
diciamo stile pilot con Sì. il quadrante verde 42 mm sto qua. e per finire Oh, questo Rolex Explorer un toppino dai. del mi sembra 2010, l'ho comprato per festeggiare i miei 50 anni. Credo che sia Bravo. l'ultimo di quel periodo fatto. Mamma mia com'è sporco. Scusa se mi permetto, ma io vedo lì sopra lì ai finali del bracciale a ore 12 che c'è veramente dello sporco incredibile, cioè. Ma cosa vi costa pulirli gli orologi? Cioè, voglio dire, ma nemmeno, non ci vuole nemmeno tanto perché lì lo stacchi il bracciale, veramente ci fai la pulizia che vuoi. Il bracciale lo metti. Io c'ho la lavatrice a ultrasuoni, te non ce l'hai, lo metti sott'acqua col sapone, viene fuori che è bello lindo. Poi col cotton fioc pulisci tutte le parti che puoi pulire. Non ti dico di smontare l'orologio, ma un minimo, no, ragazzi, su. Da 36 mm hai i numeri e tutto nel RIO, perché subito dopo hanno fatto quello da 39. Bravo. Poi c'è questa Poi, tipa qui che è tutta bella. colpa tua. La mia collezione era piuttosto dormiente, era tanto che non compravo e Dormiente. da un mese e mezzo circa ho cominciato a vedere i tuoi video e allora Bravo. questa si è impossessata di me e ho ricominciato a comprare. Vai. Cominciando da questo Jungans 38 mm automatico con il vetro in, come si dice, Plexiglass, in Plexiglass, zaffiro, perché zaffiro, mi ha bravo. detto che quelli in plastica ormai sono solo a richiesta, li fanno tutti in zaffiro. Ah, ok. Va bene, questa tipa qui mi ha chiesto un'altra cosa. Voglio Ah. comprare un Tissot. Mi piace sia il PRX che il Gentleman. Volevo chiederti se puoi, qual è quello che ti piace di più? Questo tuo gusto personale. Ok, ciao Davide, alla Ciao. prossima. Cerca di passartela bene. Va Ciao. bene, dai, ci provo, Grazie per il consiglio. Quale mi piace più, di più tra il PRX e il Gentleman? Sai che non faccio fatica. Dai, senti, io ti dico il PRX. Ti direi il Gentleman se non fosse che ce ne sono un sacco di orologi col design così, però anche del PRX ce n'è un sacco. Però il PRX nel suo essere così gentiliano c'ha un minimo di personalità, lo riconosci tra tanti. Quello lì è il PRX. Facciamo finta di vedere 10 orologi con bracciale integrato senza nome sul quadrante. Quello là è il PRX, si riconosce. Ti dico il PRX. 40 mm, non mi ricordo quanto è il tuo polso, se l'hai detto. 40 mm però in veste grandino 40. 35 veste piccolissimo, ci vorrebbe una via di mezzo, che non c'è. Prendilo 40, tanto. Poi voglio dire, dopo che è arrivata la scimmia, dopo l'avvento del pianeta delle scimmie, hai cominciato a comprare, hai preso lo Yungas. Perfetto, non te l'ho dato il top, te lo do ora. Un top per Yungas ci sta, dai. Poi in mezzo a tutte quelle cianfrusaglie lì ci stanno. Top, dai, via. Prossimo video. Ciao Davide, mi chiamo Ciao, Alberto e ti Roberto. ringrazio per questo spazio che dai per le nostre raccolte di orologi. Io È sono appassionato di piacere. orologi da poco tempo, sarà 7-8 mesi che mi sono messo un po' Oh, in questo mondo e bravo. grazie anche a divulgatori come te sto imparando un sacco di cose riguardo i movimenti, le storie dei Bravo. marchi e questo mi piace tantissimo, forse ancora di più che raccogliere orologi. Meno male, Allora, parto interessante, subito interessante. con dei quarzi. Vai. Ok, questa è la mia modesta collezione, ci sono anche dei quarzi, spero di non avere delle ciofeche, Ma no, Casio perché? e questo G-Shock. Non sono G-Shock mi piace ciofeche. molto, anche se so che tu non li ami, No, per me è un orologio che ha una sua personalità e che uso sempre molto volentieri. fate bene a comprare G-Shock, nel senso che anche a me ogni tanto mi viene in mente, ma però un G-Shock quasi quasi, però poi dopo sono convinto che come ho preso anch'io un quarzo, un Casio al quarzo di quelli lì piccolini, non mi ricordo, AV, eccetera, eccetera, no? È rimasto là, poi si è scaricata la batteria, l'ho aperto per cambiare la batteria, poi ho visto com'è, ho preso il movimento al quarzo, l'ho buttato via, anzi adesso vi vado a prendere com'è rimasto, state lì, Eccolo qua. Ho buttato via il movimento al quarzo, preso dall'ispirazione, ma che minchia è, via, buttato via, e l'orologio mi è rimasto così praticamente, vedete? Questo è rimasto così, simpatico orologio senza niente, è uguale per il G-Shock, no?
Bello, mi potrebbe servire per fare questo, per fare quell'altro. Poi lo so, lo lascio lì, rimane lì. Cosa ci faccio? Lo vendi, non lo vendi, lo vendi. Evito. Quindi è per questo che dico: ma non, perché a me non serve, a me non mi fa piacere averlo, quindi lo tratto male, hai capito? Lo tratto male. Poi voglio dire, avete visto quanto può essere infingarda la batteria? Cioè, ci abbandona, te provi a salvarla e ti rendi conto che lei non vuole essere salvata e ti conviene tenere. Oh, si stacca anche la guarnizione. Ti conviene tenere la scocca. La scocca. È morto. Prossimo, va avanti. Poi un altro orologio col quarzo e poi sono finiti. Abbiamo questo Citizen Citizen. Beh, VR di fine anni 90, inizio 2000. Non vabbè. mi dispiace per niente, questo ancora ha delle forme direi attuali, mi piace, Insomma. non troppo grosso, me non amo gli orologi troppo grandi. Insomma. Poi un orologio molto importante per me è questo Seiko 5 che mi ha dato mio padre. Ah. Questo è molto bello secondo me il quadrante blu con gli indici oro, non se ne vedono tantissimi. L'ho fatto revisionare, gli ho cambiato il vetro perché aveva qualche segno ed è un orologio che metto spessissimo. Allora, è una bella cassa, è veramente una bella cassa con il bracciale che si integra alla perfezione, è il quadrante che non mi piace tanto, però ha valore effettivo. Poi per un periodo mi sono appassionato agli orologi russi. E ne ho un po' comprati, un po' venduti, eccetera. Quelli che mi sono rimasti sono solo questi due. Uno è questo Vostok Kommandinskij, è una referenza non molto nota, non si trova tanto in Mai giro. visto. Questo è 291-223 la referenza. E in alcuni forum stranieri lo chiamano Sergentinskij. Questo è mi piace perché è un po' più sobrio, Sergentinski. non ha i soliti sommergibili, le solite Vero. ghierone, è un po' più carino. E c'è questo bracciale russo Koevo. Questo mi piace, infatti è uno dei russi che ho tenuto. Fatto bene, carino, mi E piace. l'altro russo, che invece mi piace tantissimo, è questo Palliot cronografo. Questo è della fine degli anni 90, Eccolo qua, quindi sì. quella che chiamano epoca di transizione quando l'Unione Sovietica. Eccolo qua, un altro 3133, eh? Però è più carino questo rispetto a quello di prima, molto più carino con questi bei tastini così, niente, niente lunetta incisa con scritto Paliot, numeri arabi, è più carino questo. Cessato di esistere in favore della quella che adesso è la Russia. Ok, molto bello, Ok. tenuto molto bene, carica manuale, movimento 3133. A me piace molto, questo lo trovo anche piuttosto elegante, non è un Bello. Death Watch però perché è grosso, però Grosso è molto quanto? carino. Ah, Poi 38. mi sto appassionando ai diver, ho preso questo Bravo. SKX013 che ha la caratteristica di avere la cassa piccolina 38 mm. Questo è stato moddato, gli è stata cambiata la ghiera e il bracciale, anche se è Seiko, è un bracciale un po' più bellino. Mi piace perché io non sono amante degli orologi grossi, questo mi piace molto. Sì, ma la E ghiera l'altro diver che ho preso originale, è più bella. questo. So che lo avevi anche tu Sì. o lo hai ancora, non lo so, il Fulium Citizen ProMaster Fulium. Non mi piace molto questo cinturino con Ma i tempi no, di è decompressione, perché caratteristico. d'inverno lo trovo un po' fuori luogo, probabilmente ne prenderò un altro simile tutto nero. Ah, Bracciale un po' vabbè, difficile è un da orologio trovare. per andare al mare, dai. Poi è successa una cosa settimana scorsa, sono andato da mia mamma, io non credevo che queste cose succedessero nella realtà, anche se in molti video tuoi sento questa cosa, e mia mamma mi ha detto: visto che sei appassionato di orologi, ti do questi orologi che avevo qua in una cassettina. Ah. Abbiamo questo Romer Amfibio, ok, questo l'ha preso Bello. mio papà quando è venuto a lavorare a Milano, fine anni 60. Io gli ho messo, vabbè, questo cinturino verde, poi vedremo, magari ne metto uno nero. E Ah. questo ha la caratteristica di non avere, sono tutti perfettamente funzionanti, carica manuale, funzionano tutti. Questo ha la caratteristica di non avere le lancette dei secondi, pensavo fosse boh, Ah. un problema, qualcosa, invece poi ho visto che ne hanno fatte 50.000 versioni e una di queste non aveva la lancetta dei Bravo, secondi. hai Poi studiato da solo, bravo, fatto bene. un altro Finalmente qualcuno. orologio vintage di famiglia è questo Le Bois & Co,
molto carino anche questo funzionante. L'unica cosa, gli ho messo questo cinturino NATO, ma perché ha le anse fisse. Adesso sto cercando di capire se trovo un cinturino per anse fisse da mettergli, magari una cosa in pelle per dargli maggiore onore. Sì, devi farti costruire. Ci sono anche quelli che si mettono intorno alla spring bar e poi si chiudono in qualche modo sotto, se no te lo fai cucire direttamente, artigianale. Se no, se proprio vuoi un nato, piuttosto che quello lì slavato di tessuto, di nylon, in pelle, puoi mettere anche un nato single pass, cioè che passa sotto, esce di là e si chiude sotto normalmente, single pass in pelle, come ho fatto fare io per il mio Villervetta. È sempre un nato che è troppo sportivo per quello stile lì, ma perlomeno è in pelle e insomma ci sta un po' meglio. E poi l'altro, sempre di questi vintage, è questo Fero Feldman, molto bellino questo. Bellino. Adesso un cinturino nero, questo per me può essere anche considerato forse un dress watch vintage, molto carino. Simpatico. Simpatico. Chicca. Cos'è? Questo l'anco da tasca che apparteneva a mio nonno. Addirittura. Funzionante. Un po' il vetro sarebbe da cambiare. Lascia così. Devo capire se lo riesco a trovare, perché qua sotto è proprio rotto. Adesso quello che volevo fare adesso era fermarmi un attimo con questa collezione e magari mettermi a sistemare questi vintage alla volta, farli revisionare, farli metterli un po' a posto, anche se funzionano tutti e tengono tutto il tempo, sono stati fermi per troppo tempo, insomma. Quello sì. E poi c'è questo Lancet. Questo Lancet ho trovato in rete, che è una serie della Lanco, uno dei tanti marchi che fanno capo a Lanco. Vero, vero, vero. E, credo che sia un orologio da donna, però non mi dispiace. Qualche volta, questo non l'ho ancora indossato, ma qualche volta lo indosserò, perché mi piace. È molto carino, mi piace l'estetica di questo orologio. È simpatico. Ecco, allora, credo che abbiamo finito. Quello che volevo chiederti, ho una domanda da farti. Io adesso vorrei prossimamente, insieme a questi due diver, raggiungerci un Orient Kamazu, okay, per stare un po' in linea anche con la fascia di prezzo. E poi, ti devo dire la verità, vorrei fermarmi, credo di avere una collezione discreta. Non ci sono dei top, ma neanche dei Zofeca Alert, e tra l'altro raccolta in poco tempo, e magari fare un po' un upgrade. Vorrei iniziare a documentarmi su Longines, capirci qualcosa di più e magari acquistarne uno, entrare in quel mondo lì Longines. E poi vabbè, i miei sogni nel cassetto sono Omega e Tudor. Chissà che un domani ci arriverà. Ti ringrazio di tutto, spero di essere rimasto, sono sotto ai 7 va minuti. Benissimo, dai. Grazie di tutto. Grazie a te. E complimenti per quello che fai. Complimenti a te per gli orologini, per la passione che ti hai presa e per come la stai sviluppando. Ora, per esempio, qua giù gli ultimi due, no, il Pro Master e l'SKX, che loro sono veramente rappresentativi della fascia entry level, che però è quasi professionale, diciamo, no? Sia per Citizen che per Seiko. Diciamo che non c'è un orologio equivalente in Orient, questi due qua, che viene fatto da così tanto tempo e così rappresentativo, anche perché Orient sforna una marea di referenze del Kamazu che citi te. Ora noi pensiamo a quella più famosa, quella barracuda con i denti trapezoidali, però l'hanno fatta con gli indici tondi, poi bla bla bla, ne hanno fatte tante, no? Quindi lì dove vai, il Kamazu va benissimo, è uno dei migliori, preferisco ancora la versione precedente a quella ultima, però ti potrei anche suggerire il Mako da 40, quello con la ghiera in acciaio, che è uscito recentemente, che ora hanno tolto dal mercato perché avevano gli indici dei minuti al 26, che era leggermente disassato rispetto al resto, no? Quindi chi l'ha comprato, chi poi dopo ora non si trovano più, serie che stanno rifacendo i quadranti, non lo so, stanno ponendo rimedio per farli dritti una volta. Però una volta risolto quel problema lì, quelli lì, quei Mako 2 lì da 40 mm con la ghiera in acciaio, secondo me sono proprio belli. Quindi completerebbe il trittico lì di giapponesone. Poi vuoi entrare nel mondo Longines, non ho capito se nel vintage o nel moderno. Nel vintage, piano piano, cioè è preferibile passare giorni a leggere, studiare, informarsi, confrontare, incrociare le informazioni, farsi un minimo di cultura, no? E poi andare nel vintage, che cioè,
È difficile, se no vai a caso. Cioè, ora te quegli orologini lì vintage te li sei ritrovati, non sappiamo niente, marche quasi sconosciute. Hai fatto le ricerche in autonomia, bravo, almeno qualcuno c'è che le fa, hai scoperto delle cose, ma è difficile essere sicuri di un orologio se è tutto regolare, se non è tutto regolare. Se invece vuoi andare nei Longines, ma mi sembra di no, moderni no, perché hai detto che il tuo sogno è Omega o Tudor, quindi se no ci avresti messo anche Longines, perché con i prezzi sei leggermente sotto, ma costicchiano. Comunque bravo, dai, bravo, 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 begli orologi. Ciao Davide, sono Ciao. Massimiliano da Padova Massimiliano. e complimenti per il E canale. E volevo grazie. presentarti la mia piccola raccolta di orologi. Ma va. Allora, partiamo con gli orologi anni 90. Sono tre cronografi. Abbiamo un Sector Adventure che a quel tempo, insomma, io Bomba. bramavo nella vetrina, te lo dico sinceramente. Erano dei top per me, assieme poi al Braille Midway con Sì. altimetro. Questo qui al quale sono molto affezionato, lo uso ancora molto, mi piace Bravo. ancora tanto e insomma ci sono affezionato e Ma non lo cederei mai. Poi fai bene, fai passiamo bene. a un altro cronografo, è un Anni 90, po, Citizen, forse mamma, questo è un ecco. po' più giovane, andrà sui 25 anni, è un No, orologio che 2000, uso attualmente 90. sempre, e ciclicamente li uso sempre tutti, e Bravo. nelle situazioni un po' più eleganti, ma anche no, insomma, lo li uso tutti e tre senza problemi. Elegantissimo, Poi abbiamo raffinato. un orologio Oma. Morelato che mi ha regalato mia moglie dopo una visita all'orologio Dondi di Padova. Si chiama Astrario, ricorda, hai tutti i segni zodiacali Bello. come nell'orologio Dondi. E, insomma, sono quegli orologi che ci sei affezionato. L'ho usato addirittura quando mi sono sposato, l'avevo Mamma addosso. mia, Mia mamma mia. moglie ha un Casio, classico casietto, è un Casietto. orologetto che lei non usa, lo tengo io nella scatola e vabbè, sta E lì, fa vabbè, dai. Fa piacere. piacere. Poi, passando a orologi, diciamo, automatici, meccanici, volevo mostrarti questo Cuervo e Sobrinos, è stato preso in un mercatino a Lavana. Guarda, te me lo metti così lontanissimo, così, no? Non si vede niente. Non si vede niente, ma un Cuervo e Sobrinos preso in un mercatino a Lavana, a me mi sembra proprio già, come dire, di inchiappettata. Cioè, non vedono l'ora che arriva il turista europeo occidentale, che arriva lì e gli chiocchi l'orologino, no? E questo qua è della Cuervo e Sobrinos, quando c'aveva ancora il negozio qua a Lavana, lo vedi, lo vedi. Beh, non ci vuole niente a fare un quadrante stampato Cuervo Sobrinos. Messo così lontano, non vedo niente, vedo che mi sembra un orologio strano, cioè strano, strano. Quei numeri stampati così, cioè. Poi la provenienza, capito? E la provenienza non la so, dentro a un movimento Benrus, ho scritto la Verus. Benrus, che riconoscono la foto del movimento, lo Ah, ho riconoscono, però capito. non sanno dirmi altro, l'orologio non funziona bene, però insomma vorrei provare a vedere di riuscire a farlo funzionare, anche se due orologiai mi hanno detto guarda che è molto oneroso, non so neanche se ci si riesce. Ha una marchietto Festina, probabilmente era una collaborazione, però ripeto. Marchietto Festina, dai, poi guarda, guarda anche la sfera dei secondi lì, che praticamente l'hanno costruita sul 6, cioè perché hanno preso quel calibro lì, che sbucava lì, quella dei secondi, e hanno dovuto mettere per forza lì un quadrante, dai, Festina, cosa vuol dire Festina? Boh. Di più non so, però insomma proveremo piano piano con un po' di pazienza, troverò il modo di farlo funzionare. Poi passiamo a una passione che da qualche anno è iniziata, ossia per i diver, come molte altre persone ho visto, e quindi questo non poteva mancare, la Bello. reinterpretazione del Tartle, un orologio semplicissimo ma di un fascino a mio modo di vedere senza tempo, sta bene con tutto, semplicissimo, vetro Ardlex, inserto ghiera in alluminio, un orologio semplice ma che ha tutto, secondo me, proprio ne sono innamorato. Bello, Poi, sì. sempre rimanendo nei diver, il dubbio è se era sempre stato o SkyX Anche te. o ProMaster. Quindi piano piano li ho presi tutti e due e Bravo. insomma ho visto che comunque hanno le loro differenze, ognuno ha il suo fascino, Certo. questo è più dettagliato, è più
più bello e più moderno, però lui rimane sempre un orologio iconico che non puoi non averlo. Eh certo. Se ti piacciono i diver non puoi non averlo, anche se adesso insomma ci sono dei prezzi folli che... Vabbè, lasciamo stare. Il primo, poi c'è stato, questo è stato il primo automatico, che ha fatto partire forse Seiko 5 la scimmia o la passione per gli altri. Si chiama Seiko, è un Seiko 5 Sport, Seiko Riccio di Mare. Riccio Seiko di Mare. Chine, non so bene la pronuncia, che ho preso una decina d'anni fa, insomma, l'ho strausato, un orologio affidabilissimo, ne sono contento e mi piace. Bravo, Seiko 5. Anche Orient ho voluto provare con il Rai 2. Quindi sono quei passaggi. Lo vedi che l'Orient non l'hai messo di fianco al Citizen LSKX a dire Cino 3? È rimasto un po' in disparte perché non è rappresentativo come gli altri due, no? C'è da trovare un Orient che sia rappresentativo. Il Kamasu, sì, a questi punti diciamo Kamasu. Anche se il Triton sarebbe forse quello più professionale, ma si discosta magari anche come prezzo rispetto a quegli altri, costa un po' di più. Va bene anche il Ray 2, Dei vari diver che si fanno e che ho fatto anch'io, e chissà il futuro poi cosa mi riserverà. Mi piacerebbe ampliare magari i diver Seiko, magari o con un quarzo, con Cassa Slim o un 7002, adesso vedremo, insomma, per avere belli. Un po' la storia che rappresenti senza esagerare la storia dei diver Seiko. Non poteva mancare la Ciofeca, questa è un Addis Dive, perché cominciano a piacermi anche i Pilot, i Field Watch, così ho voluto provare con una manciata d'euro, ho portato a casa questo orologino, che per carità è una copia spudorata degli UC Mark 18, Mark 20, però insomma sono orologi robusti, hanno il movimento Seiko, insomma, orologi che poi ce l'hai, ti fa venire la voglia, propedeutico magari per comprare più avanti, per avere qualcosa in collezione, in raccolta, con una storia un po' migliore, con insomma un orologio un po' più di credibilità di livello. Allora, e comunque fa piacere, lo tengo e va bene così. Ti ringrazio, anzi no, dimenticavo, perché mio figlio ci tiene che ti faccia vedere anche la sua piccola iniziale raccolta, perché anche a lui piace. Cos'è? Ha il Seiko e il Bravo, scusa, il Casio e il Flick Flack, e lui mi dice sempre che lui è l'unico che ha un movimento svizzero, questo qui, e c'ha ragione. Sono due orologini che a lui piacciono tanto, che usa sempre. Speriamo che anche lui coltivi questa bella passione e basta così. Va bene. Grazie per l'attenzione e complimenti per il canale. Grazie. E un saluto. E un saluto. Ciao. Niente, cosa dire? Tutti orologi entry level con la Addis Dive che ti hai detto alla fine, no? Un orologio di un altro livello, vorrei poi... Non è questione di altro livello, è questione di credibilità di un marchio, di attendibilità, l'ho ripetuto mille volte. Beh, non interessa che sia fatto bene l'orologio, perché le maglie fanno tutti fatti bene, ma io voglio avere un orologio con dei marchi che dietro ci sono delle persone, c'è un'azienda, c'è un know-how, no? C'è tutto un qualcosa, che fosse anche semplice del marketing, non un marchio dove dietro non c'è nessuno, capito? Proprio automatico, come se fosse automatizzato, escono questi orologi tutti con le belle caratteristiche tecniche, te le compri. Complimenti anche gli orologi del figlio, che mi sa che ci sta per superare, siamo lì, cioè come qualità siamo lì. Comunque va bene, dai. Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, aver guardato i video con me, spero vi siano piaciuti e spero vi sia piaciuto il video globale. Se così non fosse, perlomeno che vi sia piaciuto il presentatore. Anche se poi non vi è piaciuto, me ne farò una ragione. Vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!